Allora Davide, tutto bene? Sì, tutto bene, dai, vediamo cosa c'hai oggi da provare, vedere. Sei molto fashion oggi. Sei Molto. pronto a prendere il pacco? Vai, vai, lancia. Vado. Vai, vai. Ascolta, mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa, quali sono le caratteristiche e poi mi devi anche saper dire se ha il carbonio. Va bene, dai. Mi sembra un po' grande come pacco, però vediamo, Ma dai. secondo me perché ce ne sono due, però Ah, vado. ok. Cavolo, gigante come pacco, super... Boh, vediamo, vediamo. Prima cosa mettiamo la maschera, così ci copriamo. Allora, ancora un po' chiuso. Ma di che marchio si tratta secondo te? Boh. Allora ti leggo Fast In, Faster Out, è quello che c'è scritto su. Sì, no, in effetti ci sono due scatole, penso, sì. Ok. Ti dico che è lo stesso modello, comunque di entrambe. Ah, ok, quindi prendo solo una. Ah, Ma magari è da ok. donna. Fatte varie. Ti dico, il colore è molto molto bello. Ha il Oh. carbonio o non ha il carbonio? Ma sì, dal peso che mi sembra... Ma magari hai preso quello da donna, Sì, comunque, aspetta che tolgo la roba in mezzo, ma... Sì, carbonio sicuro, rigidissimo. Mescola. Mescola, 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 mescola. Super leggera e reattiva. Qua davanti appena metto dentro il dito affonda. Di che marchio si tratta? ASICS niente, Nike non mi sembra. Lo capisci secondo me dal battistrada, ma anche dalla tomaia. Potrebbe essere la È nuova. appena uscita sul mercato. Allora sarà New Balance, no, perché l'abbiamo già fatta, quindi sarà la nuova Oka, non lo so, boh. È la nuova È la Oka. nuova La Oka. puoi aprire, ma comunque l'avevi già vista. Sì, l'avevo già vista. Davide, l'avevi già vista perché avevamo il prototipo a casa da qualche settimana, l'hai anche pure Sì, utilizzata in quello sì. giardino. No, no, bella, bella, davvero bella, sto colore qua, spettacolare. Bello, bello, avevo già visto anche qualche video su Instagram, Ah, lì queste... sotto. Sì, no, ma anche di questo colore qua, Ah, ok, avevo no. già visto il video, bello, bello. Toccarla con mano, bella, bella. Ascolta, facciamo una cosa, due riflessioni, poi in realtà io ci ho già corso, non so, 150 km, quindi ti posso anche raccontare vita, morte e miracoli di questa scarpa e poi dopo vediamo un po' le nostre prime impressioni. Va bene, dai, vediamo. Allora, Davide, io ho utilizzato il prototipo con la neve, con il ghiaccio, con la pioggia, con fango in Belgio e tu invece hai... Sei più fortunato, hai quella nuova. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma sicuramente il colore rispetto a quella che c'hai te è un po' meglio, cioè a livello di estetica è un po' più figa. E, no, niente, mi sembra un'ottima scarpa comunque sicuramente per allenamenti tirati, ma più che altro per gare tirate. Primo impatto davvero super confortevole, c'è tanto, tanto, davvero tanto materiale davanti, quasi fin troppo. E anche dietro c'è una quantità immane di mescola super morbida, però boh, vediamo, sicuramente per gare o per allenamenti lunghi, super lunghi, perché ti dà un bel comfort con tutta la mescola che c'è. Anche i lacci abbastanza rigidini e una linguetta comunque a calzino elastica. La cosa che ho notato è che si può estrarre la soletta, che di solito in tutte le scarpe da gara non c'è questa opzione, quindi non so se è un plus, se è un difetto, però... Secondo me la scarpa di per sé è abbastanza instabile, quindi giustamente hanno anche offerto la possibilità per chi avesse qualche problema di iperpronazione di poter sostituire la soletta con dei plantari personalizzati. Sì, beh, quello sicuramente, però comunque già la scarpa in sé è altina, quindi aggiungere anche delle solette dentro, bah, non so quanto sia il massimo, però No, non so poi se vediamo. questa è la ragione vera. Comunque, invece, cosa ne pensi di questa intersuola che è quella nobile? È super, super morbida, secondo me la zona con il colore
è leggermente più morbida, mentre quella più sotto, bianca, soprattutto nella zona del tallone, è leggermente più duretta. Poi verificheremo bene con il durometro. E niente, mi sembra un'ottima mescola nobile, super, super reattiva e poco in vista nella zona del battistrada, quindi questo ti permette anche di non consumarsi troppo. Infatti ho visto in quel modello lì che c'hai te, che ci hai fatto tanti chilometri, comunque non si è consumata, è rimasta super intatta anche dove appoggi di dietro quando corri. Sì, incredibile, sicuramente questo aspetto è migliorato tantissimo, ritengo che sia davvero un plus e l'ho utilizzata con il ghiaccio, purtroppo maledettamente nevicava in Belgio, poi i giorni successivi faceva veramente freddo, mi è piaciuta. Sì, no, dai, bello, bello. Invece, ultima cosa che ti chiedo, cosa ne pensi di questa struttura a barchetta che è assolutamente più accentuata rispetto invece a quelle che abbiamo visto finora sul mercato? Sì, no, in effetti rispetto a tutte le altre grandi competitors, in effetti è una struttura tanto a barchetta, anche nella zona dietro fa una bella curva. Boh, vediamo, comunque già una scarpa di per sé che ti fa correre di avampiede con la struttura accentuata a barchetta, secondo me ti dà un'ottima spinta. Poi avendo tanto materiale davanti c'è ancora quel rimbalzo in più, boh, vediamo. Mi è piaciuta, adesso che stavo guardando qua, la zona dietro sottile, poco protetta, però allo stesso tempo spaziosa, fa anche una bella curvetta qua nella zona del tallone, quindi per chi ha magari problemi nella zona dietro è bella spaziosa, confortevole. Anche la tomaia è un po' rigida, un po' spessina, però secondo me è quel mix giusto che non ti fa sudare troppo e comunque non va a dare tanto peso alla scarpa. Non male, dai. Ultima cosa, stesso numero o mezzo numero in più per questa scarpa? No, stesso numero. Sì. Stesso numero che avete. Io personalmente lo stesso numero che uso neanche nelle altre scarpe, quindi non ho avuto problemi. Né davanti né dietro il piede era giusto. Tra l'altro si inserisce anche molto semplicemente, non c'è un pull tab, però invece c'è una piccola linguetta davanti, mi è piaciuta davvero. Sì, lo spazio qua è davvero super ampio, poi basta che allarghi un attimo qua e davvero lo spazio diventa immenso, nessun problema. Nei prossimi giorni recensione completa, grazie Davide, ci sentiamo alla prossima, io ci ho già corso più di 150 km, stay strong, keep running, ciao! Ciao a tutti! We'll be right back.